Noi lanceremo una lista civica che però è il primo passo per un progetto più ampio, cioè la creazione, la costituzione di un movimento civico metropolitano. È il primo a calare le carte ufficialmente per la corsa al Campidoglio la prossima primavera. La conferma la dà lui stesso a Lucia Annunziata, perché l'offerta politica attuale, spiega Alfio Marchini, è insoddisfacente nel centrodestra come nel centrosinistra. La sua scelta, chiarisce, è l'esito naturale di una passione politica da sempre condivisa in famiglia. Famiglia di imprenditori, di costruttori, da sempre col cuore che batte a sinistra. Bisnonno socialista, nonno partigiano e protagonista della resistenza romana, si racconta che proprio il nonno donò al PC la sede di Botteghe Oscure. Leggende metropolitane, corregge Marchini, in realtà offrì solo la ristrutturazione. Nell'album di Alfio Marchini non c'è solo il posto al timone delle aziende di famiglia. Negli anni 90 l'esperienza nel CDA della RAI, in tempi più recenti quelle nel CDA della Banca di Roma prima, di Capitalia, Unicredit poi e tanto altro. Per evitare ogni polemica Marchini annuncia di aver già dato mandato di vendere le sue aziende, quelle su cui qualcuno potrebbe tirare in ballo un conflitto di interessi con la veste di sindaco. Decisione questa maturata da tempo, non posso fare due mestieri insieme, dice. Ora insomma è il tempo della passione, quella per la politica, che Marchini non intende rinnegare, ma per ora la sua resta una candidatura autonoma, smarcata anche dal centrosinistra. Tutto poi potrà succedere, intanto il suo nome è sul piatto.